Salve e benvenuti. Oggi sono lieto di presentarvi il nuovo Multifunction Implant Package di Alpha Biotech. In fase di progettazione ci siamo concentrati sul concetto di semplicità. Come nel confezionamento precedente, l'impianto e la vite tappo sono ben visibili dall'esterno. All'interno della confezione, al lato della fiala, si trova l'etichetta per il passaporto implantare, mentre sul fondo sono riportati tipologia e dimensioni dell'impianto. Per aprire la confezione, tirare la linguetta. La confezione interna è chiusa ermeticamente per garantire la sterilità del contenuto. Rimuovere la fiala sterile dalla confezione. Estrarre il supporto in plastica dalla fiala. Il supporto in plastica contiene sia l'impianto che la vite tappo. Il mount transitorio sostiene l'impianto impedendone qualsiasi contatto con la fiala o altre parti della confezione. Grazie al nuovo mount transitorio sono possibili varie modalità di inserimento iniziale. Scegli tu quella che preferisci. La novità introdotta con il Multifunction Implant Package è la modalità di inserimento hands-free. Per rimuovere l'impianto dal supporto in plastica, utilizzare il motor mount per contrangolo. Il perfetto ingaggio tra gli strumenti consente il posizionamento dell'impianto hands-free. È possibile inoltre utilizzare il cricchetto o il cacciavite chirurgico. Per iniziare l'inserimento, ingaggiare lo strumento selezionato sul mount transitorio. In alternativa, l'inserimento iniziale può essere eseguito manualmente. Rimuovere semplicemente l'impianto dal supporto in plastica e procedere con l'inserimento manuale. Quanto alla vite tappo, troverai anch'essa nel supporto in plastica. Può essere rimossa semplicemente con il cacciavite esagonale protesico da 1,25 mm. Allora, riassumendo, l'impianto può essere inserito in diverse modalità. Hands-free, utilizzando il motor mount per contrangolo, il cricchetto o il cacciavite chirurgico, oppure manualmente. Un confezionamento innovativo, un concetto rivoluzionario. Semplice da usare. Semplicità ed implantologia ai massimi livelli. Alpha Biotech.